Buongiorno a tutti, sono Luigi Onarac, se preferite, bentornati alla modalità storia di Dragon Ball Xenoverse 2. Abbiamo la webcam, riesco di nuovo a creare un contenuto un pochino più di qualità rispetto ai primi video. Abbiamo corretto il leggerissimo problema dettato dall'audio, almeno in questa storia. Il computer non regge a correggere anche tutto. Le parallele, quelle secondarie, eccetera, 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 eccetera. Quindi quelle saranno fatte senza audio di gioco. Prossimi giochi non avranno sottoserie da 100 episodi, passa l'uno, quindi saranno più fattibili. Comunque, nuova storia, nuova storia. Andiamo subito a vedere cosa sarà. Ah, no, aspettate, dimenticavo. Prima abbiamo raggiunto il livello 80, quindi possiamo mettere gli ultimi 7 punti che non servono a nulla, ragazzi, gli ultimi 7. Quindi sono abbastanza. O di metterli qua giusto per aumentare. Oppure aumentiamo ancora un po' vigore massimo, giusto per tenerlo un pochino di più, dai. Questo è il personaggio definitivo. Ora dovremo aspettare di prendere anche qualche equip buono. Comunque, andiamo a vedere quale sarà la prossima saga. Se tanto mi dà tanto, Bu, almeno l'inizio della saga di Bu. Spero che mi arrivi fino a Gotenks. Ho bisogno di Gotenks come maestro per provare una tecnica che ha lui. Volendo essere sincero, ho bisogno di Gotenks come maestro. Vediamo subito. Ah, ok. L'uomo finalmente capirà cosa servono le uova che abbiamo preso. Ok. Oh, vediamo un po' che dovrebbe essere una saga di Majin Buu, penso. Tanto mi dà tanto. Anche se questo gioco mi sta dando ogni tanto qualche sorpresa. E ti si vede, Bubi, te lo dico. Rotolata giù dal divano. Ah! Capisco. Cenemba, Broly e Mira ipercarico. Questo non me l'aspettavo. Ah, sapevo che c'era, ma non me l'aspettavo. あの時のようあの力でしょミラいい頃合いよあなたたちも Questi due fa male, temo. Si preannuncia una saga interessante, ragazzi. Si preannuncia una saga interessante. Sono. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Priscilla, non morirmi. Ah, ok. Tu c'è la salute di Majin Buu. Cosa c'è di Majin Buu se c'è Broly? Ma Broly è grosso. Ottimo. Vabbè, penso che comunque, essendo della storia, dovrei mangiarmelo sto Broly. Ok.
Ok, meglio qua eliminare in un colpo solo. Vai. Vai sto paio di scatole. Ah no, non posso più togliergli. Vabbè, ricarichiamo. Ok. Va bene. Broly che parla con un linguaggio che non sia il Kakarotto. Miracolo. Anche io. Si è pompato. Ci penso io tranquillo. Ok, questo è un gioco in cui non si può parlare tanto di molte altre cose. Spero di riuscire a fare dei... Oh cavolo, sono diventato armeno, non me ne accorto. Fare dei gameplay molto più simili a quelli di Team Training in questi giochi, ma Team Training, essendo un gioco alla Pokémon, è quello buscato. Se un gioco alla Pokémon, sì, ciao, non mi va... quei problemi al PG, non ho capito ancora se è lag o cosa, ma succede anche ad altri, quindi no, aspetta, qua c'è qualche problema. No, qua c'è. A voi capita mai, ragazzi? Perché in questo momento sta capitando e lo state vedendo in diretta. Il PG non risponde ai comandi. Ok, ora è ripreso, ma è stato un momento quando ho lanciato quella carica psichica che il PG non rispondeva ai comandi. Anche adesso. Ora sì. Fortuna, dai. Beccato di striscio. Dai. Di beccarlo per una volta decente. Eh sì, devi averglielo abbassato abbastanza la vita fino a un certo valore. Qua c'è l'esplosione. Fa l'esplosione. Non ce la mostra, ma ha fatto l'esplosione. Probabilmente ce la mostrerà adesso in video. No, c'è quella scena bellissima, dai. No. Bellissima. Ok.
Grandissimo Vegeta, ecco. Nonostante io detesti la saga di Buu per i morti Deus Ex Machina o altro, questo è uno dei momenti di massimo splendore di tutto Dragon Ball. Senza ombra di dubbio, questo è uno di quei momenti in Dragon Ball che non si può non dire siano belli. Non si può assolutamente non dire siano molto molto belli. Però non sia tutto qua, eh. Qua anche quanti minuti stiamo registrando molto meglio che nel normale, quindi anche meglio di quando registravo soltanto nella TV. Ok. Non può averlo rivissuto quel momento. Qua, vedi, ci sono questi errori. Se lui ha vissuto quel momento, non è Mirai Trunks. Ma se conosce il Guan del futuro è Mirai Trunks. Probabilmente semplicemente gli fa male vedere una roba simile, non vedo altro motivo. Ah no, se finisce così facciamo un'altra parte, ragazzi. Non sia mai un video della sola 10 minuti. Una video della storia dura finché non si finisce la saga di appartenenza di quella storia. Mi sembra giusto, no? Quindi andiamo avanti. Ok, piccola pausa dall'andiamo avanti. Per il semplicissimo motivo che le lezioni speciali di Yamcha. Ce ne vogliono 10 di lezioni speciali di Yamcha. 10 dannatissime lezioni per riuscire a avere il trofeo, quindi tanto vale farselo. La facciamo in video, tanto è veloce, poi andiamo a completare la saga. Ah, qua ci sono anche i Grassai, ma no. È una cavolata assurda come missione. Lui lancia un numero variabile di pietre in base a come gli gira. Voi dovete andare per tutta Toki City a cercarlo. Quando le trovate, tornate da lui, vi dà delle medaglie. Ottimo modo per farmare medaglie. Oltre a quello, relativamente divertente. È una rottura che non c'è uno schema preciso in cui dà queste missioni. Non so dirvi se ve le dia, anche se non è il vostro maestro, io per non rischiare. Sto facendo solo quando è maestro. Qua vedete le faglie temporali. Sbloccate, le sto iniziando a fare, quindi presto arriveranno anche i video riguardanti quelle. E torniamo qui. Ecco. 8 PT. Ancora nessun turno, ne dovrebbero mancare circa 3 per riuscire ad avere quello che mi serve. Ah, vabbè, intanto passo avanti qua, ancora nulla, no. E andiamo avanti con la prossima saga, troppo corta, troppo corta, non accetto di fare un video simile. Potrei aumentare in maniera indecibile il numero di video e tutto quanto, però i 10 minuti sulla storia no. Ok. Vado. Siamo sempre in saga di Majin Buu. Cerchiamo di finirla. Adesso. Verso i 25-30 minuti il video lo smetto. Anche perché non posso più fare di 40 minuti. Semplice fatto che rischio di sovraccaricare troppo il PC, non so se regge. Però fino a 25-30 minuti, sì. Ok. Direi che ci facciamo questa variazione, dopodiché se non è finita si chiude il video e registro immediatamente il successivo. Questo Janemba vuol dire Gogeta. Gli abiti di Gogeta. Non sono mai lo snack di Majin Buu. Oh, Gotenks. Ho bisogno di te come maestro, Gotenks.
ho trovato che sia una cosa che non accetto per niente al mondo, il fatto che non ci siano i Super Bowl oltre questo. Questa è una cazzata che nel primo Xenoverse posso accettarlo. Posso accettare che non ci sia nel primo, dai, è il primo. Devono vedere se sono in grado di vedere come vi è preso tutto. Ma in Xenoverse 2 abbiamo solo Super Bowl normale e non abbiamo come minimo Buan. Cioè, non dico che debba esserci per forza Buan, Butenx è piccolo, ma almeno Buan, che è il villain più forte di Zeta. Via. Ma un livello 80 è un po' tanto per sto Super Buan. Avanti, avanti, fino alla conclusione andiamo avanti. Senza freno, senza sosta. E il coniglio e l'aragosta. E così. Ah, Ultimate Goal. Ottimo, Ultimate Goal. Oddio, mi sa che la finiamo la saga di due. Perché se c'è già Ultimate Goal, poi ci sarà Veget, probabilmente. Ok. Axe. Broly Revenge. The Broly Second Coming, versione Xenoverse 2. No, vabbè, Broly, oddio, in realtà la forza di Broly è inferiore a quella di Perfect Cell, se non erro, quindi non penso che Ultimate Goan possa avere difficoltà a combattere contro Broly normale. Broly controllato dato Wemir invece, ma potrebbe essere un problema maggiore. Vedete questo. Se andare a durata volendo. Ok. Ah, ecco cosa c'entra Janemba. Geniale. Ci sta tantissimo. Cavolo, ci starebbe tantissimo. Sarebbe il modo di rendere canonico il film di Janemba. E avrebbe anche senso. Cioè, che tutto questo avviene durante la battaglia tra Ultimate Goan e... no, oddio. Oddio. Relativamente avrebbe senso, perché... 30 minuti sarebbe, però alla lunga potrebbe tornare come ragionamento. Hanno infilato il film di Janemba nel modo migliore possibile. Applausi, assolutamente applausi. Hanno inserito davvero bene, sono piacevolmente soddisfatto. Voglio il tuo vestito. Bellissimo, teleporti di Janemba, bellissimo, cavolo. Ah, mi sa che sono troppo poveroso. Ma però si sia rifullato, altrimenti no, non dura poco. Ok. E non me lo lasciano far fuori. Commetto quello che vuoi, che ora ci sarà Gogeta. Ah! No? Come? C
sì, ma anche no. Va bene, non mi piace anche questo modo di finire. Almeno se si diceva che Goku andava all'inferno, si fondevano, combattevano, poi tornavano. Ma non avrebbe avuto senso che facevano Janemba. Avrebbe avuto senso che. E non avrebbe avuto senso che facevano Gogeta, avrebbe più avuto senso che facevano Janemba. Allora, come ho detto, siamo a 20 minuti di video, cerco di farli più leggeri, non più da 40 minuti, più che altro per avere modo di riuscire a modificarli, perché i video andranno modificati tutto quanto. Quindi, chiudiamo qua la prima parte della saga di Majin Buu, e appena finito, mi giro subito la seconda parte. Detto questo, ci vediamo alla prossima, ragazzi, e prepariamoci a Super Vegito, che stasera diventa Super Saiyan Gold nel Super. Buongiorno a tutti, sono Luigi Onarato, se preferite, e benvenuto in un nuovo episodio della storia di Dragon Ball Xenoverse 2. Episodi, come abbiamo visto, più corti, dettati più che altro dal PC che non regge. Ha modificato roba di 40 minuti, quindi li ho divisi in due parti da 20 minuti l'uno. Abbiamo visto una conclusione della prima parte della serie di Majin Buu con Janemba abbastanza scarsa, L'ansia. aspettavo molto di meglio. Andiamoci a vedere la seconda parte della saga di. L'ansia. Perché? Conversazione senza senso col vecchio Gai. Va benissimo, ragazzi. Seconda parte. Ora dovremmo avere Veget. E poi Kid Buu, Vegeta e Kid Buu. Buono, 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 buono. I conigli stanno bene, sale, salita. Vediamo un pochino cosa ci porta. Siamo già Kid Buu? Questi salti. A saperlo prima avrei fuso questo episodio con lo scorso, ma ci fosse Vegeta contro Super Buu, per quello che mangiando Buu non si può contare più di tanto. E poi ci fosse altro, ma così. Mi delude abbastanza, non si è visto né Gogeta né Vegeta. Vabbè, saranno visibili nelle parallele. Però rischia di essere un altro episodio corto. Nel caso sia un altro episodio corto, ragazzi, lo fonderò allo scorso. Va bene tutto, ma fare episodi troppo corti non mi è mai piaciuto. Ahia. Ok. No, poi è stato mio, proprio da scemo. Questa qua sarebbe meritato. Crepa. Non è che si rende utile, ok. E qua dovremmo essere. Se non muoio almeno, finiamolo fatto finché non finisce. No, no! Ammazza Vegeta! Cioè, figurati se mi preoccupo. Uno di vita. Ho fatto quella cavolata di farmi fare lo stamina break. Ah, non abbiamo provato in nessun modo a cambiare la storia in questo momento.
Dai, cambiamo, mi sento molto più forte. Ah, la speciale di Goku RSA 20 24 kg. Tutto qua. Continua a dirlo. Che delusione la storia. Ma no, ma cosa conclusione? Ma come conclusione? Ma no. Ragazzi, sono abbastanza incazzato. Allora, questo video è stato un pochino complesso da creare, ve lo dico. Dovrò montarlo parecchio. Ma sono un attimino incazzato. Perché sono incazzato? Mentre Yamcha ci fa un'altra lezione. Per fortuna almeno questo qua va bene. C'è stato un bug di Xenoverse, bug che credo, sono abbastanza sicuro, prenda tutte le versioni. È proprio un errore di programmazione, ma in realtà è un errore di quelli banali, probabilmente manca una virgola o altro. Sta di fatto che è una cosa che mi dà molto fastidio. Allora, come avete visto, all'improvviso, finita la saga di Kid Buu, ci ritroviamo qua. Non continua il video, non va avanti il video, ma la saga non era finita. La saga non era affatto finita. E vi devo dire, mi rompe tantissimo quello che è successo. Ve lo vado a spiegare molto facilmente mentre ci facciamo questo qua, perché va messo. Allora, finisce la saga di Kid Buu, mi parte solita iconcina, la scena è tagliata. La scena è tagliata succede ogni tanto quando non si sa per quale motivo le società scelgono che alcune parti non vogliono che siano registrate. Ok, mi va bene. Magari era una scena, oppure come quando si entra nella sala a scegliere la missione, come avete visto in quello degli androidi del futuro che ho dovuto rigirare. Fin qua, nessun problema, dai, dico, vabbè, perdo una scena, la racconto. Finisce la scena e inizia la battaglia. Non mi esce nulla, io controllo, faccio di nuovo registrazione, sembra che vada tutto. E quindi mi faccio alla fin fine la saga di Battle of Gods. Tre battaglie, prima contro il Saiyan mascherato che si scopre essere Bardock, perché ancora non lo sapesse. Seconda contro Mira. E poi siamo di fronte a una delle scene più, penso, iconiche di verranno. Xenoverse 2, in cui sono rimasto di merda. Perché è una scena del cazzo, del piffero, però ci sono proprio io sconvolto là. Mentre Satana ora è una insegnante. Mi va bene, ma non sente che mi interessi come insegnante. Si è aggiunto un bel po' di gente, là c'è anche una missione esperta che dovrò fare. Comunque dicevo, cioè in pratica la Kaioshin del tempo dice Beerus sta incazzando perché stava combattendo contro Goku, arrivano Mirel, Saiyan, arrivano noi, tutti casini. E ci sta sincavoli. Sta per di tutto quando Kaioshin del tempo dice ho un'idea. Diamo a Beerus il budino, diamogli il budino, lui si calma, nessun problema. E ci sta, alla fine lui si è incazzato per il budino, gli diamo il budino, lui si è calmato, ci sta tutto, arriviamo che dal budino, è però fatto che uscire del tempo, quindi fa schifo, lui si incazza bestia, siamo io e Willis contro Beerus, con tanta vita che picchia, battaglia combattutissima aggiungo, perché per un mio errore quasi mi ammazza, ma riusciamo a vincere, riusciamo senza problemi a vincere, io ci rimango bene, d'accordo, perché è una di quelle cose che non mi piace che sia successa. Non mi piace assolutamente questa idea di come hanno messo Battle of God all'interno del gioco. Però posso riconoscere che una mia reazione a questo fatto, in live, in blind, così, è una cosa bella da vedere, da tenere. Quindi finisce quella. Qua sto volando a random, andiamo da Majin Buu, dove ci siamo, e prendo i vestiti, sperando di sculare un pochino. Chiudo, e appena finisce mi ritrovo di nuovo al covo del tempo, invece la registrazione può riprendere. Vado a controllare le registrazioni e pare che io spero sia un bug, che non si ripeti con la prossima saga. Io lo spero, ma pare che tutta la saga di Battle of God, tutta la saga di Battle of God, non si possa riprendere. Quindi io non la posso portare come contenuto. Questo mi rompe un pochino. Cosiddetti, cioè non è giusto che se la voglio portare come contenuto, l'unica cosa che posso fare è comprarmi un aggeggio da 200-300 euro da attaccarmi alla play per registrare. Non mi pare giusto.
Mi rompe abbastanza come fatto che ci fosse registrazione bloccata. Ora, magari, e sottolineo magari, è un bug successo a me, ho anche riprovato a rifarla. Rimane buggata. Buggata, non so cos'è. Può essere un bug semplicissimo. Mi rompe, volevo che lo sapeste. Perché mancheranno tre combattimenti che non ho modo di mettere. Oh, ho sculato. Ho sculato in diretta. Ottimo. Ne odierete tutti in questo momento. Qui avete una rarità assurda. È l'unica cosa che cercavo, tra parentesi. Avviserò gli altri. Manganelli tanto di ne trovate. Sono trovato anch'io. Mannato Manganelli. No, scherzo, fra, tranquillo. Comunque, sono deluso. Sono tanto, tanto deluso e rammaricato. Fonderò questo video insieme al precedente ancora in una sola puntata in tutta la saga di Boo. E vedremo un po'. Ora vado avanti in un'altra saga in modo da registrare almeno questo e avere un bel po' di materiale poi da fare secondario. Com'è il PG a livello 80. Quindi quel che è fatto è fatto. Mi dispiace, devo essere sincero, mi dispiace parecchio di questo casino che è successo. Dato che la prossima dovrebbe essere Resurrection of F, spero per loro che non mi facciano la stessa cosa, altrimenti mi incavolerò parecchio. Perché ho ricevuto il trofeo, vado avanti, la nostra strada per il platino, per quei pochi che purtroppo mi seguono, ma fatta la qualità dei primi episodi me lo merito, anche se non è tecnicamente colpa totalmente mia, però mi spiace per i pochi che mi seguono che non avranno una mia reaction bellissima. Mi dispiace davvero. Quindi io vedo qua se è uscito qualche nuovo costume, vi auguro buon proseguimento di serata. Ci vediamo al prossimo video.